chiesa di San Leonardo, in via Cavour, dove è stata allestita la mostra per i 90 anni della musica rapita, che è stata curata dal professor Paolo Del Signore, patrocinata dal Comune di Fano in collaborazione con l'ente carnevalesca. Qui stiamo presentando praticamente questa mostra, sono esposte fotografie della vecchia musica rapita e anche quella nuova. Qui possiamo vedere gli abiti della grande figura di Enzo Berardi, che è stata la persona più riconosciuta a livello nell'arco di tutti questi anni, è stato il personaggio più famoso, quello che l'ha resa anche più nota. Abbiamo un pochino tutte le attrezzature che usava lui, praticamente abbiamo questo binocolo, il megafono, tutto quanto, e la divisa originale, gli occhiali, i guanti, tutto quello che vedete qua è originale del maestro Enzo Berardi. Abbiamo le divise, questa degli anni 50, questa è un pochino più recente, quella che utilizziamo anche noi in questi anni, e i pantaloni che ormai sono in disuso, e la paglietta. Questo è un ricordo del nostro villaggio che abbiamo fatto per il comune di Cattolica in Ungheria, nella città di Debrecen, dove abbiamo ricevuto il premio della critica. Questo l'abbiamo fatto 3 anni fa. Qui possiamo vedere, ecco, appunto, le figure del maestro odierno, Daniele Godenzi. Poi possiamo vedere, ecco, delle foto degli anni 50, cui purtroppo noi non riusciamo neanche a datare. Vecchio manifesto, abbiamo qui, per dire, un'uscita di Cupromontana di settembre e ottobre di quest'anno, era la festa dell'uva del 2012. Abbiamo esposto vari strumenti della musica rapita, appunto questi strumenti creati dagli artigiani e commercianti della città, che nel 1923 hanno fondato appunto hanno costituito questo gruppo folcloristico e hanno creato con i loro strumenti di lavoro questa banda un pochino bizzarra. Al centro, come è giusto che sia, predomina la figura di Enzo Berardi, questa figura maestosa, inimitabile, che è appunto grandissima. Queste sono delle tavole che abbiamo appunto delle fotografie, ci sono al centro storico, nei vari negozi, 50 fotografie di questo formato che appunto allestiscono i negozi e creano carnevale. Quindi la mostra esce al di fuori di queste mura. Possiamo vedere i video che sono attuali, o anche questo è un video che rappresenta un pochino i 90 anni della musica rapita. Qua, oltre alla figura di Enzo Berardi, possiamo vedere alla sinistra la figura di Giulio Marini, appunto, un clarinettista che anche lui nella storia della musica rapita ha contato molto. Ci sono i vari strumenti della musica rapita che nel corso degli anni hanno sfilato per le vie del mondo, se vogliamo. Questo era lo strumento che rappresentava un contrabbasso, simulava un contrabbasso e lo suonava Enzo Berardi. Enzo Berardi, Gervasio Terzoni, e questa è la musica rapita odierna. Questa è una foto dell'anno scorso. Un altro personaggio mitico è Gentili Abramo, Giulio Marini, Enzo Berardi. Qui abbiamo una bellissima foto storica, credo che sia la corte malatestiana, dove abbiamo appunto il maestro Berardi, Terzoni, Gervasio, Abramo. È bellissima. Poi ci sono foto di varie trasferte, questa è una trasferta. Qui abbiamo le tavole che ha presentato il professor Paolo Del Signore, e praticamente qui è un omaggio alla musica rapita ai suoi 90 anni, in quanto qui rappresenta l'incontro delle
della vecchia musica rabita e della nuova, i due maestri che si incontrano, via dicendo. Queste sono tutte numerate, e sono 10 varianti colore, e per ogni colore ne abbiamo 10. Praticamente chi le vuole le può acquistare ad un prezzo veramente accessibile. Come dicevo, sono tutte firmate e numerate.